Ed è stata inaugurata ieri sera nella cornice della Torre Civica di Cisternino la personale dell'artista francavillese Antonella Zito, Il Caos che ho dentro. Vediamo. Dar forma al caos interiore attraverso l'arte. È questa la nuova sfida di Antonella Zito, giovane ma già affermata artista francavillese, che ha inaugurato nella caratteristica cornice della Torre Civica di Cisternino la sua ultima personale, Il Caos che ho dentro. Colori, forme e materiali per dar vita a molteplici e suggestive espressioni artistiche, dall'acrilico al digitale, con l'utilizzo di vari materiali di supporto. Una mostra che propone anche interessanti installazioni luminose e foto artistiche realizzate con diverse tecniche, pronte a catturare lo sguardo del visitatore. Volevo intitolare questa mostra Il caos che ho dentro proprio per l'insoddisfazione che ho nel voler sempre sperimentare qualcosa di nuovo, voler sempre cercare qualcosa di nuovo, perché ogni opera è diversa dall'altra e quindi diciamo che il mio lavoro si basa soprattutto sulla sperimentazione delle opere, dall'arte digitale alle installazioni alla fotografia. Sono partita proprio dall'arte digitale per poi passare alla tecnica mista, alla fotografia e alle installazioni, anche diciamo nelle installazioni una fusione di diversi materiali. A curare il profilo critico della personale di Antonella Zito, il professor Silvano Marseglia, presidente internazionale dell'AEDE. Questa è una mostra d'arte digitale, un'arte nuova che comunque sta facendo molta strada. L'artista, la nostra artista in particolare, ha un'alternanza nelle sue opere, presenta un'alternanza di chiari e scuri che io ho visto come alternanza effettivamente il pendolo della vita che va tra gioie e tristezze, ma tutta l'arte di Antonella Zito è un'arte che nasconde qualcosa di profondo dal quale vuole liberarsi e c'è questa sua ricerca di infinito, questo slancio verso la libertà, verso l'infinito. Questo noi lo troviamo nelle opere su tela, lo troviamo nelle opere tridimensionali, nelle installazioni, lo troviamo nelle fotografie digitali di Antonella. Ella è molto abile nel cogliere un particolare, ma un particolare che risponde sempre ad un'esigenza del suo animo, quella sua ricerca di infinito, quella sua ricerca di gioia, quella sua necessità di liberarsi dalle gacci che la tengono ferma a terra. La personale di Antonella Zito resterà allestita nella Torre Civica di Cisternino sino al 26 luglio ed è possibile ammirarla ogni sera dalle 20 alle 24.